Buongiorno amici e bentornati sul canale Amico Orologiaio. Oggi terza domenica del mese, oltretutto è Pasqua e ci troviamo a Borgodale per il consueto mercatino dell'antiquariato. Pochi banchi e diamo in giro lo stesso a caccia di orologi. Cosa ne dite? Venite con me. Però l'aria è un po' fregia, eh? E se dovesse venire a piovere abbiamo anche in offerta gli ombrelli a 5 euro. Sì, beh, a Borgodale di orologi è facile trovarne, anche perché è un gioco dell'oca. Una pesa. Tutto bene, te? Ciao Andrea, auguri. Auguri. Watch check, cos'hai oggi al polso? Vai di russo? Sì. Giusto, bella lì. Beh, vi lascio contrattare, io vi faccio fare i vostri lavoretti, io vado in giro. C'è anche questo, eh! Cos'è, Mortimer? No, no. Ah, no, è un Braille. NOS? Ma svegliarino? No, è un... Nuove... R8 interno. Anche lui c'è sul due corone, vedi? Anche la Pamela! Watch check! Va che bestia! Poi alla fine ieri dal Dario... Ieri poi alla fine hai fatto danno, quindi... Era 3 mesi, 4, che dico, avevo dietro. Non potevo. Guarda, ho trovato anche una scatola secca. Cacciato stamattina. Ah, l'UFO! Guarda, due corone! Ciao! Sì, siamo tutti e due corone. Oggi è la giornata. Fallo vedere anche agli amici a casa. Ah, questo è il Mortimer di ieri. Sì, ho cambiato il cinturino. Bello! No, io invece vado di un umile normale watch. La Teresa stamattina ha dimenticato l'orologio in bagno. Ma adesso glielo troviamo. No. Allora, se trovi un orologio da 10 euro forse. 5 euro. Quanto 5 euro? Biglia. Sì. Ma crono? Sì. A quarzo. Sì, ma in quarzo. Titanio. Cassa titanio, lo sai? Sì. Ah, scusa, madonna, subito a sgridarmi. Guarda che bello sto tavolino da gioco. La russa. La russa. Però questo qui è un modello diverso. Questo è da appendere. O no? Ma no, forse non è neanche russo. Ma penso di sì, girano. È russo, è russo. Vedi che c'è scritto in cirillico ilco. Aspetta, vediamo quanto. E come mai quella corda? Quanto? 50 un po' tanto. No, tanto sì. Dovrebbe funzionare. Perché nasceva con una base, aveva dei ferri. Sì. Non credo che nascesse con la... No. Nasceva con la base come quella che posizionava. Eh sì, non è completa. Però sono le particolari, carine. Grazie. Grazie, salve. Guarda come mi sono messa. Quando sei più caldo, tiro fuori. Queste sono le confezioni di ricambio che vendevano una volta in fornitura per gli orologi. Bisognerebbe capire che calibro è, però. Per le sveglie. È una sveglia, sì. Ma che calibro è? Vabbè, chiedi che prezzo ti fa. Sveglia economica, perché guarda, ruote in zama. Bilancieri però? Bilancieri, barilletti. La ruota a scappamento. Ma non c'è il... non c'è il calibro. Mi ha scritto il calibro. L'Antonino. Lì negli orologi belli? Niente. Se vuoi con gli orologi. Ciao, cosa chiedi della statua? Ma se la vuole portare via 2,50. È un bel pezzo, eh? Sì, è un bel pezzo, sì. Grazie mille, gentilissima. A Parigina. Madonna, ma che mucchio di orologi! Questi sono quelli belli, me lo sento. Non ricordarli neanche, ma... Non hai fiducia.
Guarda che è proprio in quei mucchi lì che trovi le sorprese. Lì c'è dentro un orologino, tutto solo soletto abbandonato. No, due carine ma piccoline. Vedi? Qui se hai un lampadario rotto, ti manca una goccia, vieni qui, se sei fortunato la trovi uguale e o simile. Bravo. Ma è quello che gli avevo preso già il... Ti realizzo tavoli, sì, forte, di design. Controlla pure qua. La cassa del GMT non va. Ciao. Oh, carissimo, ciao, auguri, buona Pasqua. Ciao Andrea, buona Pasqua. No, ti ringrazio perché... Oh, guarda un po' sto Orient. Ma come mai orologi così nuovi? Il Citizen Full Lume a quanto lo vendi? 130. Buono. Nuovo. Quanto costa di vestito? No. 180, 190, roba del genere. C'è anche quella specie di mostra? No, solo l'orologio. No, questo è un Monster, questo è un Monster modato. Carino, col vetro Domed. Anche sto Orient qui, forte. Facciamo vedere amici a casa. Quanto questo? 120. Qua c'è un secondo Monster. No, ma non questo, è Monster. No, questo è... Bellino, è il Full Lume. Il Full Lume è un po'. Full Lume è un po' che lo stavo guardando, lo stavo cercando. Ah, lo vuoi te? No, no, c'è. No, se te. No, lui chiamo questo, te li prendi. Ma se uno è così, per favore. Prendilo, se ti piace prendilo. Ma guarda che watch check qua. Ah, ma qui andiamo su orologi da. Guarda che finezza! Da finezza, cioè. Veramente. Anni 80, cos'è? Eh sì, a me piacciono queste linee qua, fini, che non danno fastidio, tipo... Qui cosa abbiamo? Che è girato al contrario. È un Richard col 1873, sì. Oh. Questo coronettino qua, scatola. Come mi metto le mani. Sì, sì. Dentro. Niente di particolare, carino per il movimento, su wind, un carré, in cassa... Ma abbiamo anche un Omega al quarto. Questo è il Seamaster del 92 per le Olimpiadi di Barcellona. L'unico che trovi col quadrante champagne, gli altri sono neri. Albertville. Forte. Questa lavorazione acciaio oro. Sì, la cassa è Pola. Vedo che hai ancora i sorci verdi. I sorci verdi ancora lì. Ho preso un Breitling forte. Vediamo sarà se sarà scarico. Sì. 77-34? Sì. 77-34. Vabbè, intanto qualcosa. Che meraviglia. Piace. Madonna, ma e che condizioni è? Bracciale è perfetto. In vendita? Sì, ma ecco. Tutto in vendita. Noi vendiamo tutto. Che c'è vinto qui nuovo. Bello. Bello, messo anche bene di quadrante. Sì. Allora, qua cioccolatini. Bello. Hai trovato un po' gli stamattina anche? No, questo qui lo volevo far fuori perché sono due. Mirko! No, vabbè, Mirko ne ha già troppi. Cosa? Lo vuole far fuori. Sono due. No. Ne hai già 7-8, poi dipende. 7-8, poi c'è tutti i movimenti. Ma poi dipende sempre da quanto chiedi, se c'è il prezzo. E questo cos'è? Madonna, è un francese. È tipo Mortimà, sì. Sarà. Sì. Due corone. Tu stai facendo collezione di due corone? Sì, visto che ho preso il Mortimà ieri. Vedi? Anche questo ho preso ieri. Ah, dopo hai preso questo qua. No, che non l'hai detto! E non l'ho detto! Perché... Preso a Milano. No, l'ho preso dal Dario. Voi andate sempre lì, trovate sempre lì. Bellino, carino. Ma le richieste? Non lo so, Cesare, lo sai che io... Non lo so, io non... Di tutti e tre cosa vuoi? 100 euro. No! Ma non l'avevi già venduta una così? Sì, mi ha dato. Questa con scatola, guarda. Mamma mia, questa qui è un gran pezzo. Sì. Ma questo è un gran pezzo. Fantastico. La richiesta?
solo per te 600. Eh sì, ci sta. Con scatola sì. Mamma mia, rara. È la seconda che vedo in vita. Il regolatore che l'avevi già anche visto, per questo regolatore qua. Questo regolatore qui l'ho visto, sì, ce l'aveva Daniele. Sì. E RVC, carino. Che bello sto Rolessino qui. Guarda. Ma anche sto Titus. Guarda che... Guarda quello in scin lì, guarda che quadrante in patina, bello, che meraviglia, tiramelo fuori, lo voglio vedere. Che meraviglia di patina! Guarda che full! Che meraviglia sta patina! Zenith con numeri al 12 rossi, sì. Omega, Longines. Ma questi devi mandargli la foto a Riccardo. Li prendo tutti in blocco. Che bella sta scatola Omega. Con le medaglie del 1918, 19, 14, erano quelle di fornitura? Sì, 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 guarda. Avevano una cura in queste cose che è incredibile, davvero. Guarda se. Che carini sti orologini. Non li ha visti la Teresa ancora? No. Se no, ciao. Andiamo a vedere la vetrina di là. Vediamo la vetrina. Cazzo che bello. Cosa c'è nella vetrina di qua? Capito perché. Abbiamo dei Mac. Con la bussola. Con la bussola. Sì. E costava di listino, costava una cifra sto. Magnum. Sandro Valdieri. Guarda che roba. Madonna. Che bestia. Sì, ma senti cosa... Te che c'hai l'Harley? Ce l'avevo, l'ho venduta. Vabbè. L'hai venduta troppo presto. Dovevi prendermi prima l'orologio. Bellissimo. Il Magnum. Bello. 50%. Queste qui sono quelle cose che piacciono i follower quando vedono i video. Guardare nella rumenta, guardate che bello, quadrante guilloché, sì, insomma. Quanto l'ho pagato? Vedi com'è ti mai? Anche no, uno prende la scatola e vede. L'Horus, Swatch. Ciao Andrea, di nuovo buona Pasqua. Ciao caro, alla prossima. Proseguiamo con il giro. Oh, che bel riscaldatore. Forte Moto Guzzi, bellissimo. Finalmente ho saputo che il 24 riprende il mercatino a Borgo Manero. Evviva! Ciao Antonio! Ciao caro, buona Pasqua! Guardate che roba! Oh, ma che bel dinamico fa Mirko! Bello quello lì, eh! Veloce! Hai trovato il tuo orologio? Bellissimo! Moosewatch! Moosewatch, signori e signori, è lui, non è lui, ma certo che lui, al mercatino, a 249 euro. Un euro in meno. Un euro in meno del listino, incredibile. Amici, bagno di sangue, abbiamo trovato queste due sedie della Cartel di Design Magic Hall e le abbiamo prese. Adesso il problema è portarle a casa, vedete? Ricordo nella corsia, abbiamo comprato le sedie, quindi Cesare adesso senza soldi per farlo, questo video d'orologio basta, non si può più comprare. Sono vendute, mi dispiace. Al quarto, va bene. Bagno di sangue, signora, da piega 30 euro l'una. Sì, le ho viste. Veramente? No, scherzo. Ma che faccio a stare male? Chi è che l'ha pagata 300 l'una? Sì, sì, più o meno. Amici, stiamo quasi terminando il giro. La Teresa ha speso, ha comprato un orologio di design. Oggi andiamo di design. Elettromeccanica. Bella, eh? Ah no, non è elettromeccanica. No. Carica manuale. Certo. Carica manuale. Manca la chiavetta? Sì. Vabbè. Una borsa in pelle. Una borsa in pelle.
o ecopelle? No, no, pelle. Pelle, pelle. Grigia per l'estate. No, no, è pelle questa. Sì. Pelle. Orologiaio, buongiorno. Buongiorno. Oggi abbiamo un bellongino S Castenoro. Dove? Da donna. Dov'è? Ah, da donna, no, perché da donna? Con il cinturino di coccodrillo. Luca, lì? Questo? No, l'ongino. Dov'è questo? No, dove l'è? Questo. Peccato che è un guardo. Hai visto quella accesa? Che non so che cos'è. È fatto stile Radio Mirror, ma non so se la questo qui è Radio Room. È per imbarcazioni questo qua. Sì. Sì, ma è stato fatto. Pitturato. Pitturato. Portachiavi non devo dare. Sì, sì, glielo diamo, certo che glielo diamo. Che così. Ah, vieni anche a Borgo Manero, fantastico. Una Maut. Che forte! Però è. C'è anche la fornitura. Questo qui è anche carino. Silver. Allora ci rivediamo a Borgo Manero, il 24. Okay. Fantastico. Oh signore! Preso adesso ma non so cosa sia. Bello, mi piace. Anche a me mi è piaciuto. Perché bisogna andare anche a istinto. Una cosa ti piace, la compri e basta. Aspetta. Raga, facciamo un giro. Ma sai che hai fatto bene? Ma cos'è? Ma detto che è svizzero, ma non c'è Swiss Made, non c'è niente, ma. Beh, ma non sempre c'è scritto Swiss Made. No? No. Che bello. Più che altro anche dei micro brand italiani, tanti non lo mettono, anche se potrebbero metterlo. Andrebbe aperto e visto cosa c'è dentro. Questo qua è finito da cambiare con il filo. Quando arrivo a casa scoprirò se ho fatto l'affare o no. Bravo. Beh, era bellino quello che avevi su, No, ne ho dati 3 più 80 euro, presi stamattina, 20, 40, 70, 150 euro. Ma l'importante è divertirsi, ma chi sì, se ne frega, bravo. Arrivederci. Guarda Teresa, unita l'ora. Salvadanaio. Bella, l'avevo vista. Queste sono quelle che davano le assicurazioni, vediamo se c'è scritto. La previdente assicurazione, esatto. Infatti. Ma veramente, ma io sono sprecato. Motore diesel. Motore diesel. Cos'è? Vedi come funziona. Sì, vedi come funziona il motore diesel. Sì. Va bene. Guarda questa. Oh, bella. Cos'è, una Artemide? Mi sa che sì. No? No. Gli assomiglia però, né? E questo cos'è? Martinelli. Martinelli? Lampada Elmo 76. Ecco, vedi? Lampada Elmo 76. Martinelli. Grazie. Bella, carina. Questo qui dovrebbe essere il secchiello del ghiaccio. Sì. Con dentro il kit. Questa è anni 70, naturalmente. Grazie mille. Grazie. Arrivederci. Ciao, buon lavoro. Grazie. Specchia go go. Facciamo la chiusura del video. Ciao. Alla prossima. Ma scusa. Facciamo la chiusura. Facciamo bene amici. Giro al mercatino di Borgodale terminato. Siamo seduti sul frutto della caccia di oggi. Queste mega sedie. Stavo dicendo un'altra parola. Su queste mega sedie della Cartel di Design. Abbiamo visto, costano una fucilata. E io le ho pagate, sì signore, un bagno di sangue. Ma un bagno di sangue di quelli veri. 200 euro. 100 euro cada una. Se il video vi è piaciuto come al solito cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, abbonatevi al mio canale e Mirko vi dirà che cosa c'è abbonandosi al mio canale. Cosa c'è abbonandosi al mio canale? Oh, il 10% di sconto sulle revisioni. No, te non te lo faccio lo sconto. Ah, grazie. Allora, non abbonatevi al canale. No, ma voi ve lo faccio, a lui se lo faccio. Bene. Poi i badge, i video, le contenuti. Speciali. Tenuti a random, speciali, va bene? Ciao, buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua a tutti, Mariano, Alessandro, tutti! Ma quelli che non vedono il video di Pasqua? Vabbè, noi l'abbiamo girato a Pasqua, abbiamo augurato buona Pasqua. Se fosse Natale, mentre state guardando il video, buon Natale, buona Pasqua, buon Carnevale, buon tutto! Ciao al prossimo video!
buon anno, ciao. Ciao, ciao. Anche da Pamela e, Teresa. Anche perché ci siamo anche noi, eh. Eccoci qua, siamo anche noi. Qualche volta ci siamo anche noi. Ciao. Ciao.